storia che ci. Io intanto ti ringrazio perché tu ci presenti sempre delle iniziative veramente notevoli e lodevoli, che oltre che essere di grande spessore hanno anche un grande richiamo verso il pubblico e verso i nostri concittadini. Pertanto nell'assessorato alla cultura del Comune di Viterbo troverai sempre quel supporto necessario e quell'aiuto che ti possiamo dare per portare avanti queste iniziative. Ringrazio anche la signora Ricci, che è seduta qui in prima fila davanti a me, che è la figlia di Fausto. Ieri lo abbiamo fatto apponendo questa targa ricordo nei pressi della via a lui dedicata alla città di Viterbo. Questo perché, come sapete, le leggi comunitarie impediscono di richiamare sotto il nome a cui è intitolata la via quello che faceva della vita. Perciò di tante persone c'è il nome, il cognome, però non è detto che tutti sappiano cosa faceva. E perciò ci è sembrato doveroso, e ringrazio ancora Vincenzo per questa sua idea, aver apposto questa data. Io posso solamente che augurarvi adesso una buona serata e un buon divertimento a tutti. Grazie.